Risoluzione definitiva dei problemi che ne hanno funestato l'utilizzo e riconsegna ai cittadini sportivi catanesi entro l'estate. E questo è il piano dell'amministrazione comunale in merito al Pala Catania, l'impianto di Corso Indipendenza il più grande della città al coperto, con i suoi 4.000 posti a sedere, che da anni è segnato da varie problematiche che ne hanno funestato l'utilizzo soprattutto da parte delle società sportive del territorio. Da oltre un mese la struttura è oggetto di interventi di riqualificazione grazie agli 1,2 milioni di euro stanziati dalla giunta pogliese nell'ambito dei fondi comunitari del Pommetro. Stamane il primo cittadino e l'assessore allo sport, Sergio Parisi, si sono recati in sopralluogo al Pala Catania per accertarsi dello stato d'avanzamento dei lavori. Impianto fondamentale per i catanesi, per lo sport della nostra città, ma anche in grado di ospitare eventi musicali di valenza nazionale e internazionale, che necessitava però un intervento di manutenzione straordinaria per le infiltrazioni d'acqua che si sono registrate negli ultimi anni, che talvolta hanno portato al rinvio di alcune partite di Serie A di calcio a 5, e quindi siamo felici nel constatare l'avvio qualificante di questi lavori, 1.200.000 euro, grazie ai fondi del Pommetro, grazie alla tenacia, la caparbietà, alle competenze tecniche non soltanto amministrative di Sergio Parisi, un percorso che continua un progetto organico di manutenzione, di miglioramento dell'impiantistica sportiva della nostra città, che ha interessato il campo scuola di Picanello, il campo di calcio di Nesima, la piscina di Nesima, il Palanesima. Oggi siamo all'interno di questa splendida struttura, siamo felici di constatare l'avvio di questi lavori che si completeranno nell'agosto del 2021. Catania diventa sempre di più una città di eccezionale valenza a livello nazionale e internazionale sull'impiantistica sportiva, e siamo felici di questo. L'assessore Parisi ribadisce la necessità degli interventi, dettagliandoli. Il lavoro principale è legato al tetto, quindi sarà interamente riqualificato tutto il tetto, ma sarà anche riqualificato il perché, visto anche i danni che purtroppo ha provocato l'acqua. Saranno anche riqualificate tutte le parti diciamo vicino al parquet, saranno dotati gli spogliatoi di nuovi arredi, si lavorerà anche sull'impianto elettrico, quindi insomma un restyling importante per un impianto, ripeto, importante, che è stato sempre il fiore all'occhiello della nostra città.